Io se ci fosse stato qua Nordio, mi dispiace che non sia venuto. Io credo che quando un delinquente legge una dichiarazione che ha fatto l'altro giorno la vostra leader, Giorgia Meloni, che ha detto noi siamo garantisti durante il processo e giustizialisti dopo la sentenza di condanna, si preoccupa il delinquente. Quando sente che il sottosegretario Delmastro vuole mettere come capo del DAP il procuratore Gratteri, il delinquente si preoccupa. Quando legge che poi ci hanno messo un altro, si tranquillizza. Quando legge le interviste e le dichiarazioni programmatiche di Nordio, stappa lo champagne. Nordio ha dichiarato che non è detto che gli anni di reclusione si debbano scontare in galera. La parola reclusione diventa elastica. Reclusione vuol dire chiudere, invece secondo lui vuol dire aprire. E quindi pene alternative, quindi stai fuori. Stai ai servizi sociali, stai agli arresti domiciliari, tanto nessuno ti controlla, quindi è come stare fuori. Quando diventi colpevole non si aprono più le porte del paradiso con le misure alternative alla detenzione, perché dopo una condanna passata in giudicato, con questo siamo d'accordo con te, ci deve essere la certezza della pena, a partire dal carcere per poi meritarti eventualmente le misure alternative. Dopo la sentenza nessun beneficio penitenziario. Ma allora perché avete votato l'esclusione dei reati contro la pubblica amministrazione dalla lista dei reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari che il famigerato Bonafede aveva aggiunto? Perché in quella lista ci sono i reati di mafia, i reati di terrorismo, i reati di pedopornografia, i reati di violenza sessuale, persino il contrabbando a un certo punto ci hanno messo, si erano dimenticati la corruzione, la concussione, il peculato, cioè quelli che rubano i soldi dello Stato, cioè i soldi di tutti noi. È stata riempita quella lacuna 2 anni fa, adesso è stato votato una cosa proposta da Forza Italia, ma votata da tutto il centrodestra e dal cosiddetto terzo polo che è sesto, per evitare che uno condannato a 4 anni per avere derubato la collettività, se c'è scritto 4 anni di reclusione, faccia qualche giorno di reclusione. E per assicurarsi che non ne faccia nemmeno uno, con tutti i benefici penitenziari che vengono concessi ai reati che sono fuori dalla lista di quelli ostativi. Io mi domando per quale motivo, se fossi un delinquente, dovrei essere preoccupato, ma mi domando anche, non essendo un delinquente, che cosa mi trattiene dal diventarlo? Il mafioso è il cancro della società e non può essere equiparato, lo dico sinceramente, a nessun altro tipo di delinquenza. La spazzacorrotti equiparava fenomeni delinquenziali di altro tipo al mafioso. Abbiamo spezzato la normativa, come è sempre stata prima dell'infausta parentesi grillina al potere, che ha unificato la corruzione ai mafiosi. Abbiamo usato il pugno di ferro con i mafiosi, abbiamo sottratto dall'area della mafia la corruzione, perché tale non è, lo capiscono tutti, e continueremo a contrastare la corruzione con tutti i fenomeni, con tutti gli strumenti che abbiamo, fra cui anche le intercettazioni. Governa non il centrodestra, ma la Meloni con la destra assieme al centrodestra, che fino a quando governa, in questo caso soprattutto Giorgia Meloni a prescindere, i fenomeni corruttivi non sono, se accertati con sentenza passata in giudicato, non potranno più lambire la politica, perché Giorgia Meloni nella sua vita ha sempre dimostrato che contro la corruzione, che in tema di corruzione non fa sconti a nessuno. Poi ha anche dimostrato, viva Iddio, di conoscere i principi garantistici e liberali dello Stato italiano. Sei corrotto quando sei stato condannato con sentenza passata in giudicato. Scusate se ne ho approfittato. Grazie, grazie Andrea Delmastro. Ho capito perché non è venuto Nordio. Ho capito perché non è venuto Nordio. No, ma è che tu hai dato una rappresentazione grottesca del nostro pensiero, ma non è così. No, è che ho tutte le sue interviste dove lui diceva esattamente quello che ho detto io. Quindi tu hai detto adesso che tutte le cose che dice Nordio non gliele farete fare. No, sì. La domanda è perché l'avete nominato ministro.